La domenica, sotto casa mia, c'è Porta Portese. Solitamente è un gran casino, ma oggi, visto il freddo che fa, c'è molta meno gente. Al mercato si possono fare grandi affari, o allo stesso tempo, come si dice a Roma, se prendono un sacco de sole. Tutto sta a noi, se siamo bravi o meno a concludere affari. Le opportunità non mancano. Cavolo, Porta Portese è proprio uguale al mondo della politica. Si possono fare grandi affari. Puoi fare tutto e trovare tutto, ma occhio al portafoglio. C'è sempre qualcuno che potrebbe scipparvi. Vi rubano i soldi e neppure ve ne accorgete. Spiccicato al mondo della politica, povero Rutelli, povera Margherita, sembra che qualcuno gli abbia sottratto dei soldi senza che se ne accorgessero. Sì, la politica e Porta Portese sono proprio uguali. Tra tutti i politici abruzzesi che ogni settimana intervisto, il senatore Lusi è l'unico che non sono riuscito ancora ad intervistare. Era sempre impegnato. Oggi, dopo quello che tutti voi sapete, ossia che Lusi è accusato e abbia pare confessato di aver sottratto soldi alle casse della Margherita, non credo ci riuscirò per molto. Il caso porta alla ribalta la questione del finanziamento dei partiti. In Italia, come al solito, è uno scandalo. Nel 74 era stato istituito il finanziamento pubblico. Nel 93, dopo Mani Pulite, un referendum ha abrogato il finanziamento pubblico. I partiti, ovviamente, se ne sono inventata una: il rimborso elettorale. Dal 93 a oggi le spese sono lievitate del 1100%. I partiti prendono il rimborso per 5 anni, anche se la legislatura si interrompe. Ne seguono i doppi rimborsi. Le contabilità non le controlla nessuno e tutti sono contenti. Partiti morti, fondazioni, spese pazze. Ma tutti dicono che la cosa è insostenibile. Che vuoi farci? La politica costa! Caso Lusi, che è poi insomma un riverbero nazionale sulle questioni del finanziamento pubblico, ma chiediamoci, ma veramente nessuno sapeva? Guardi, su questo, come devo dire, dobbiamo fermarci a quelle che sono le notizie che sono a nostra disposizione, insomma. È indubbio che maggiore controllo sarebbe stato meglio. Però mi sembra che Lusi sia assunto la responsabilità. Mi è piaciuta molto la dichiarazione del fratello, sindaco del comune della nostra regione. Ha detto anche se avesse sbagliato, è sempre mio fratello. Riguarda una persona con la quale siamo stati seduti fino all'altro ieri, come devo dire. Il fatto è grave, però mi permetta di osservare un rispettoso silenzio, insomma. Si è passati dal 74 finanziamento pubblico, referendum, 93 abolizione, rimborso elettorale. L'aumento dei costi però non è mai arrestato. Lei di che orientamento è, secondo lei, senza nascondersi dietro a un dito? No, guardi, le permetto di dire. C'era il rimborso elettorale e il finanziamento diretto dei partiti. C'è stato un referendum che ha rifiutato questo da parte dei cittadini, basta. Mi permetta di dire che io sono per il finanziamento pubblico, perché credo che la democrazia abbia dei costi e che se non ci stesse il finanziamento pubblico ci sarebbero altre forme di finanziamento o occulti o lobbistici che sono peggio di quelli pubblici. E il costo ai cittadini non diminuirebbe se non in maniera indiretta, perché poi le lobby, se danno finanziamenti, richiedono cose che magari non dovrebbero essere chieste. Però non ho nessuna difficoltà a dire che
con il rimborso elettorale il costo per i cittadini aumentare di tanto. Questo è il primo errore dei partiti, perché nel momento in cui il cittadino si era speso con il finanziamento pubblico, si poteva surrettiziamente ovviare al referendum aggirandolo con il finanziamento, con il rimborso elettorale, come è stato fatto, ma riducendo un po' le spese. E invece in questi partiti sono stati ingordi. In Europa la situazione è all'incirca questa: in Germania chi viola una normativa finisce in carcere e i partiti possono fallire, c'è un partito che è fallito. In Francia c'è in gioco la revoca dei rimborsi. In Spagna ci sono serrati i controlli della Corte dei Conti. In Italia dobbiamo prendere sempre a modello gli altri? In questo caso purtroppo sì. Diciamo che gli italiani in questi non sono un polo di eccellenza. Però prendere esempio, dicevano i miei nonni, da chi fa le cose meglio non è una cosa di dicevole. Quindi in questo caso mi sento veramente, come devo dire, di far sì che questo sia l'insegnamento a partire da me, per i miei colleghi e per i partiti, però qualcosa va fatto, non può essere fatti come quelli che sono la cronaca oggi, non possono essere lasciati a se stessi, che come devo dire il tempo porti l'oblio, ci vogliono delle risposte che siano comprensibili, che siano verificabili, che siano accertabili. In Abruzzo tutti sanno però che ci sono degli imprenditori dei servizi nevralgici, non facciamo nomi né cognomi, ma i nostri spettatori già sanno di quali settori ci riferiamo, che hanno dato soldi a destra e a sinistra. Poi, stranamente, le riforme proprio strutturali che andavano fatte in quei servizi, ad oggi nessuno le ha fatte. E allora ci chiediamo, ma forse? Guarda, quello che lei ha portato un esempio pratico, magari gli esempi pratici di quello di cui parlavamo poc'anzi. Io sono per i finanziamenti pubblici dei partiti in maniera che cose come quelle di cui lei, in maniera molto delicata, insomma, posto in evidenza, non succedono più, perché, come devo dire, questo modo di fare rende poi la politica, almeno per alcuni personaggi della politica, purtroppo stranamente timidi quando si deve intervenire le riforme strutturali che potrebbero portare benefici a tutta la cittadinanza. È una cosa da evitare assolutamente, come comportamento dei politici, nel caso in cui non fosse necessario anche un qualche atto dagli organi competenti in maniera qualche volta un po' più incisiva. Penso che per fare politica occorre il finanziamento pubblico dei partiti e le libertà private. La democrazia, non si può fare la politica se la politica non è finanziata. Se non c'è il finanziamento pubblico, se il finanziamento pubblico viene meno, i partiti ricorrono a finanziarsi in maniera non corretta. Quindi il finanziamento pubblico è molto importante che ci sia. Poi il quantum possiamo vedere, può darsi che questo tipo di finanziamento che c'è attuale forse è eccessivo, però la politica deve finanziarsi anche di finanziamento pubblico, non può vivere senza finanziamento pubblico. Poi bisogna sempre arrivare all'attività politica americana. In America vengono fatte delle donazioni per la politica, per i partiti. Ecco, anche qui da noi dobbiamo sempre di più aprire un concetto di politica americana, di campagne elettorali un po' tipo quelle che ci sono in America, dove
ci si confronta e ci si misura anche di fronte anche a imprenditori, di fronte a aziende, così si è riconosciuti, si è apprezzati. Ecco, anche qui da noi dobbiamo portare questo concetto della meritocrazia, la valutazione anche da persone, da imprenditori, da aziende che possono anche finanziare dei partiti, dei politici, perché magari hanno un modo di pensare diverso dalla vecchia politica. Io sono molto d'accordo sulle cose che lei dice, però c'è un, ovviamente in Italia, fatta legge, trovate inganno, perché in America c'è una massima trasparenza dei finanziamenti delle lobby private. Ci sono anche dei registri dove le lobby si iscrivono per relazionarsi con la pubblica amministrazione, cosa che credo stia facendo anche il governo Monti su questa falsariga. Però il discorso è questo: in linea teorica, lei pensa che un politico finanziato da una lobby privata poi si metterà a legiferare, se lui si crede nel giusto, contro quella lobby? Questo è un aspetto abbastanza delicato, perché si rischia poi che dei parlamentari, dei politici siano soggetti da queste lobby, da queste aziende, e lavorano con queste aziende, mentre la politica e i politici devono lavorare per la democrazia, per la gente, non per chi li finanzia e basta. Questo è un rischio che c'è. Una cosa che pare veramente strana oggi nei giorni dell'antipolitica è che il finanziamento sul rimborso elettorale viene calcolato sugli aventi diritto e non sui votanti, cioè io non vado a votare perché non voglio avere nulla a che fare con la politica per me è un costo. No, su questo ha ragione, l'ho detto prima, lo ripeto, non mi stancherò di ripeterlo, questa legge elettorale dei rimborsi va cambiata, non va cambiata va cambiata come concetto, va cambiata come quantum, va cambiata come modo. Bisogna fare una legge elettorale bisogna fare una legge sui rimborsi elettorali. Ecco, due riforme vanno fatte subito: la riforma della legge elettorale e la riforma dei rimborsi elettorali. Ecco, sono due cose che vanno di pari passo e vanno tutte e due cambiate, ma questo è un aspetto importantissimo. Sono quelle riforme, se noi le facciamo, noi ci allontaniamo sempre di più dalla gente, ci allontaniamo sempre di più. Ci sono dei partiti che muoiono, parliamo per esempio dei DS, parliamo per esempio dell'ex partito DC, ma tutti i patrimoni, cioè proprio una curiosità che i cittadini insomma si chiedono, i patrimoni e i soldi di questi partiti a chi rimangono? Cioè, spesso vengono poi costruite delle fondazioni e molti di questi patrimoni confluiscono in queste fondazioni, di cui molti politici poi vivono di queste fondazioni, purtroppo molti beni vengono ancora spesi per la politica. Ma molti poi si perdono le tracce, non si capisce più che fine hanno fatto. Onorevole, allora, con questo libro lei ci dà duro proprio sulla questione del finanziamento pubblico ai partiti. Ci dice concretamente qual è la sua proposta? Ma la mia proposta è scritta anche qui sul libro, quello di una riduzione dei finanziamenti del 50%, perché col 50% possono vivere bene tutti i partiti e non bisogna chiedere più soldi ai cittadini. Ma secondo lei, domanda secca, risposta secca, si fa politica per soldi? Se non ci fossero tutti questi soldi che girano, così tante persone si darebbero all'attività politica? Beh, ci sono quelli che lo fanno proprio per soldi,
che addirittura hanno formato delle grandi società. Io credo che il finanziamento pubblico ci deve essere, ma non così elevato. Io anche sul libro che in questi giorni è uscito, Le mie mani pulite, parla anche di questo, una riduzione del 50% dei contributi ai partiti, perché è impossibile che si paga su ogni, ecco perché magari ognuno vuole andare subito a votare appena, perché ci sta da spartire 1 miliardo di euro, 1 miliardo che pagano i cittadini, e perché 500 milioni non gli basta, deve essere per forza 1 miliardo. E il bello è che questi se lo incassano subito, appena finito si incomincia l'aula, già lo incassano, e se magari dopo di un anno cade il governo, se lo ringassano un'altra volta. Al Senato però che cosa è successo? Non so se è vero, c'ho queste informazioni. A metà luglio c'era la possibilità di eliminare quella norma di cui lei diceva dei doppi rimborsi, però poi non è stata votata. Cioè, ma qui il discorso è che tutti promettono, tagli, non tagli, poi quando si tratta di tagliare tutti scappano. Purtroppo è la verità. Io credo che una volta tanto bisogna fare veramente questi cambiamenti, bisogna fare qualche cosa, anche perché solo così io credo che troveremo che i cittadini si riavvicinano alla politica. Bisogna dare un esempio, e l'esempio dobbiamo darle per primo noi, facendo un esempio come questo che mi diceva lei. Io credo che facciamo un grande passo anche di civiltà e di rispetto verso tutti i cittadini. Senatore, qual è la sua e la posizione del suo partito sulla questione del finanziamento pubblico dei partiti? Oggi un tema tornato in attualità. È più che una posizione, ci sono fatti concreti. Il mio partito, l'Italia dei Valori, da quando è rientrato nel Parlamento, dal 2006, sta presentando sistematicamente emendamenti e disegni di legge per la riduzione drastica del rimborso delle spese elettorali ai partiti. Questo sia per una migliore salvaguardia dei conti pubblici contro gli sprechi e i costi della politica, e sia per riportare trasparenza in questo settore, perché alla riduzione dei rimborsi delle spese elettorali si deve poi accompagnare anche una trasparenza, cioè un dover rendere conto di che cosa si fanno di queste risorse, non solo al Parlamento ma in maniera trasparente e pubblica ai cittadini. Ecco perché poi si verificano questi fenomeni degenerativi, in base ai quali poche persone, diciamo la verità, non è mai una sola persona, ma poche persone riescono a gestirsi dei fondi che sono soldi pubblici, a farlo in maniera personale, privatistica e con obiettivi e vantaggi esclusivamente privati. E tutto questo non può avvenire, perché se in questo momento il Paese, il Governo, il Parlamento chiede sacrifici pesanti ai cittadini italiani, la cosiddetta classe politica dovrebbe dare per prima il buon esempio, e allora non si può assistere alla vergogna, e non basta a quel punto neppure l'indignazione, ma i sentimenti sono ben più grossi, alla vergogna che con denaro pubblico alcuni ci si comprano ville, case e affari personali. Senatore, non vuole essere provocatore la domanda, però a questo punto io gli dico, allora, voi che siete stati paladini insomma della trasparenza, però dai dati che insomma ho avuto modo di leggere, c'è anche sul vostro partito incassa 4 e spende 1, questo soltanto per i compensi elettorali, ma perché non fate un passo in avanti e mettete online e tutti i cittadini possono avere, cioè anche se non c'è una legge, perché un partito non può prendere un'iniziativa di trasparenza e dire ecco come utilizziamo i soldi, ecco chi ci dà anche i fondi privati, perché la questione dei rimborsi elettorali è una cosa, poi ci sono i fondi privati che tutti i partiti prendono, e perché si deve aspettare una legge mentre non ci può essere un'iniziativa
unilaterale da parte del partito. Certo, allora lei ha posto due problemi interessanti. Il primo, finanziamenti o contributi dai privati. L'Italia dei Valori, per codice etico interno, non accetta neppure un euro dall'imprenditoria privata o da governo o da poteri economici, tra virgolette, poco chiari che ci sono all'interno del sistema italiano. Quindi noi per costituzione nostra non accettiamo risorse da imprenditori e da sistemi privati. Per quanto riguarda la pubblicizzazione poi del finanziamento, questa certamente è una strada da perseguire. Nel frattempo l'Italia dei Valori per certi aspetti ha fatto anche qualcosina in più, perché rispetto al tentativo di mettere in difficoltà il Presidente Antonio Di Pietro sull'uso e l'utilizzo dei rimborsi e delle risorse che vengono date ai partiti, il nostro Presidente ha dovuto affrontare decine di cause nei confronti di chi contestava direttamente o indirettamente l'uso di queste risorse, e quindi i nostri libri contabili di come viene usato il rimborso alle spese elettorali sono stati depositati in decine di tribunali che hanno avuto modo alla fine di accertare che tutto ciò che viene usato sino all'ultimo euro viene usato con correttezza e con trasparenza. Il caso Lusi, sulle quali responsabilità parlerà la magistratura, però ovviamente è sotto gli occhi di tutti che Lusi è stato un suo oppositore, diciamo, all'interno del partito, uno sbilanciamento delle risorse, forse adesso qualcuno se lo giustifica. Si apre il caso sulla questione del finanziamento dei partiti. Secondo lei, per garantire l'autonomia e la possibilità, l'accesso a chi vuole far politica, questa attuale legge sul finanziamento pubblico è adeguata? Mi spieghiamo bene le cose. Innanzitutto Lusi sì, accerterà la magistratura, ma già quello che Lusi ha confessato è sufficiente a capire che, insomma, una persona come lui non è assolutamente compatibile in un partito come quello in cui sto io, ci fanno altre centinaia di migliaia di persone, comprese gente che in buona fede ha sostenuto Lusi in questo periodo, ma che certamente non poteva sapere che, insomma, si stava appropriando di risorse che non erano. Ma adesso, al di là del caso Lusi, è vero, c'è un grande problema che riguarda i partiti in questo paese. I partiti sono ormai, diciamo, nell'opinione pubblica, la PIL dei partiti, la credibilità dei partiti è sotto zero. E questo dipende anche dalle responsabilità che i partiti hanno. Tra queste responsabilità c'è sicuramente quella del finanziamento di questi partiti, che in questi anni è avvenuto con leggi non sempre sufficientemente adeguate. Io devo dire, per esempio, che appartengo a un partito, che è il Partito Democratico, che è l'unico partito d'Italia che ha un bilancio certificato da un'agenzia di certificazione, già quello ed è pubblicato, quindi ognuno può andare a scaricare sul sito internet. Ci vogliono controlli maggiori, perché i partiti sono decisivi per la democrazia, però i partiti devono funzionare in modo tale che i cittadini siano più sicuri di quanto non siano oggi, che i partiti fanno il loro dovere e non commettono e non lasciano spazio a episodi come questo incresciosissimo che è veramente devastante e bisognoso. Attualmente il finanziamento dei partiti avviene tramite il rimborso elettorale, se non sbaglio, e tramite dei finanziamenti pubblici che si possono fare, cioè qualsiasi libero cittadino può fare un finanziamento, certo, al partito, ovviamente la massima trasparenza. Secondo lei questo è il miglior modo affinché ci sia una politica sana in un paese? No, insomma i fatti ci dicono che ci sono delle storture che vanno represse quando sono eticamente, politicamente e penalmente rilevanti, e l'ho detto, vanno represse dai magistrati e prima ancora dalla politica. Però c'è bisogno di riformarlo. Il Costituente aveva fatto una scelta importante, aveva detto: signori miei,
c'è bisogno di rendere i partiti trasparenti. Quell'articolo della Costituzione non è stato mai applicato, bisogna applicare quell'articolo, rendere i partiti dei soggetti pubblici e a quel punto anche controllare i bilanci. Con sistemi pubblici c'è chi parla di Corte dei Conti, chi parla di autorità indipendente, insomma io credo che i sistemi sono diversi, tutti efficaci purché ci sia un controllo pubblico. Il Fatto Quotidiano ha lanciato una raccolta firme per una proposta di riforma dell'attuale forma di finanziamento dei partiti. Che ne pensano i nostri parlamentari? C'è una proposta che sta avendo molto riscontro, è quella del Fatto Quotidiano, una raccolta firme. Su tre punti. Un tetto di contributi pubblici, però documentati dalle fatture. Possono prendere soldi dai privati, i partiti, ma devono mettere la dichiarazione sul sito internet. Chi commette degli illeciti va in galera e i parlamentari perdono il ruolo da parlamentare. Lei come lo vede? Al di là di che questo venga dal Fatto Quotidiano, non le sembra un punto di partenza? Sì, può essere un punto di partenza, ma tutti i partiti devono abituarsi a certificare i loro bilanci. Ecco, un bilancio di partito deve essere certificato. Il partito deve dimostrare la trasparenza più totale attraverso la presentazione di fatture, di elargizioni, di donazioni, pubblicarle sul sito internet e rendere il più possibile la loro trasparenza. Cioè, non si può vivere nel sospetto. Oggi i partiti vivono nel sospetto. Sicuramente sì, lo sottoscriviamo punto per punto. Lo sottoscriviamo punto per punto perché da parte nostra lo abbiamo dimostrato nei fatti e nei comportamenti da quando, le ripeto, siamo ritornati come gruppo parlamentare nel 2006 nel Parlamento italiano. Noi da allora non abbiamo mai voluto accettare contributi da parte di gruppi privati e quindi è anche il parlamentare stesso che fa la sua campagna elettorale, lo deve fare considerando le difficoltà economiche che il Paese vive, lo deve fare con fondi economici ridotti, moderati, sobri e soprattutto deve dimostrare euro per euro come spende le risorse. Questo è quello che noi facciamo perché le nostre campagne elettorali hanno impieghi di risorse, almeno quelli dei singoli parlamentari, impieghi di risorse molto modeste, molto moderate e al tempo stesso spieghiamo con la rendicontazione delle fatture di quanto spendiamo, lo spieghiamo poi agli organi di vertice del partito, quindi al nostro interno c'è già una forma di controllo. Sposare quindi la causa che questa forma di controllo diventi pubblica e seguita da tutti per noi è un invito a nozze. Lei si sente di condividere come punto di partenza un'impostazione del genere? Ma io condivido sicuramente, perché è giusto così. Cioè è giusto che vengono, che se c'è qualcuno che dà, diciamo, 10 euro o 100 euro, un milione di euro, che viene pubblicato pubblicamente. Io trovo quello che, come dice lei, il Fatto Quotidiano che sta facendo questa campagna, condivido pienamente. Si sente di sottoscrivere una proposta del genere? Sì, mi sento di sottoscrivere perché credo che siano tre punti condivisibili. Mi permette di dire, io questo nuovo esobrio di fare, non solo da parte di chi fa politica, io dico per tutti i dipendenti pubblici, noi dobbiamo cominciare in questo paese a dare anche delle sanzioni certe per far sì che qualcuno, se si lascia tentare, sa quello che rischia e non come succede qua in Italia che tutto poi viene lasciato a se stesso, insomma le condanne si perdono nel tempo e non sortiscono nessun effetto. C'è bisogno, mi permette di dire, spesso gli italiani
hanno bisogno della certezza della pena, della certezza di una sanzione. Su questo dobbiamo fare un salto culturale. Non c'è ancora la consapevolezza della propria responsabilità e del proprio dovere, insomma, o almeno non sempre, non da parte di tutti, hanno anche tanti parlamentari, tanti politici onesti, anzi permettete che sono la stragrande maggioranza, tanti dipendenti pubblici che fanno il loro lavoro, però per coloro che non si comportano come dovrebbero, credo che sanzioni certe che li portano anche di fuori di quel mondo che hanno offeso con i loro comportamenti sarebbe una bella lezione da dare ai nostri cittadini, insomma, nell'invito a comportarsi in una certa maniera. Una classe dirigente, come dice la parola stessa, ha il dovere di dirigere i processi e anche di dare esempio. I bravi comandanti nelle battaglie del passato guidavano le truppe, non stavano nelle retrovie. Oggi, a Porta Portese, ho fatto proprio degli affaroni. Ho comprato, contrattando con il venditore, 10 paia di calzette a 5 euro. Cavolo, se c'è poca gente, conviene ancora di più, proprio come in politica. Se sono in pochi, sono sempre gli stessi e la gente si allontana, alla fine conviene. Accidenti, la politica è proprio uguale a Porta Portese.